Prego, consigliere. Grazie, ma io sono, devo dire, sono contento che di parlare finalmente di mobilità ciclabile. Dopo 2 anni e mezzo in questo consiglio sono anche un po' perplesso dal fatto che se una volta parliamo di mobilità ciclabile e non, come succede più o meno tutte le settimane, di un parcheggio, c'è qualcuno che interviene e dice però dobbiamo rivedere il modalità di accesso alla ZTL, far entrare più auto nella ZTL, cioè abbiamo tutto l'anno per discutere di questi temi. Oggi almeno vorrei parlare di biciclette. Intanto perché comunque questo è un tema fondamentale per il Movimento 5 Stelle, sicuramente perché persegue modelli di mobilità alternativa, ma veramente per tutta la città, perché credo che si sia in generale molto sottovalutato fino almeno agli ultimi mesi l'incremento della mobilità ciclabile in questa città, che comunque non nasce oggi, è sicuramente incrementato dalla crisi, e forse la crisi ha fatto scattare in molti la riscoperta della bicicletta, però è 20 anni che in città c'è un aumento del traffico ciclabile che forse fino ad ora non era mai stato colto nella sua pienezza, e quindi è un bene che adesso si arrivi finalmente a una trattazione organica, anche se appunto ci sono voluti 3 anni e mezzo da quando si decise ancora nella consigliatura precedente che al PUMS bisognava legare un biciplan a quando poi il biciplan viene realizzato, però finalmente ci siamo, e quindi insomma perlomeno lo prendiamo come un segno di buona volontà e di interesse. Devo dire anche alcune delle cose che hanno detto gli assessori, tra cui l'ammissione finalmente che c'è un problema di qualità sulle piste ciclabili torinesi, segnano un po' anche un cambiamento di rotta rispetto a quello che era sempre stato, diciamo, la posizione dell'amministrazione. Infatti perché appunto credo che uno dei problemi principali, che mai come su questa materia ci si rende conto della distanza che c'è tra le affermazioni della politica, dell'amministrazione, di chi governa la città, e la realtà delle cose, nel senso che è vero, se uno prende le statistiche, va a vedere i convegni eccetera, Torino è la città più ciclabile d'Italia, ha centinaia di chilometri di piste ciclabili, è tutto bellissimo. Se uno usa queste piste ciclabili ancora si rende conto di come molto spesso la maggior parte forse di questi centinaia di chilometri siano difficili da utilizzare, siano magari tracciati sulla mappa come una linea unica che ti porta da Torino a Venaria, ma in realtà a ogni incrocio tu devi o scendere dalla bici o salire da un gradino o infilarti contro mano, contro le auto o sui binari del tram, cioè ed è veramente una questione di mentalità generale, perché ci sono alcune cose che appunto secondo me sono più questione di mentalità degli uffici. Non è possibile che noi abbiamo rifatto solo pochi anni fa tutta la zona davanti a Porta Nuova e non c'è uno straccio di passaggio per le biciclette, cioè quando si progetta un intervento magari spendendo centinaia di migliaia di euro in un punto nevralgico del traffico, non è possibile che non venga a mente chi lo progetta nei nostri uffici che ci passeranno anche delle biciclette, quindi le biciclette dove le facciamo passare. Per cui oggi se uno tenta di passare in bicicletta davanti a Porta Nuova su Corso Vittorio è veramente uno dei posti più pericolosi che abbia mai visto nella mia vita, e così come altri punti che peraltro sono già stati individuati prima. Per cui credo che il lavoro da fare sia proprio questo, cioè di riconciliare la realtà delle cose col modello che abbiamo in testa, che l'amministrazione giustamente persegue, ma che poi deve tradursi nella realtà delle cose, per non vedere più, come è successo ancora in questi mesi, la fermata del pullman piazzata in mezzo alla pista ciclabile che è ancora lì dopo 3 mesi, e tutte le classiche situazioni col benzinaio, col palo, con la cosa, con le macchine, tutti i problemi che hanno le nostre piste ciclabili. Lo stesso intervento di Piazza Statuto è ottimo, ma poi il risultato è che le biciclette vanno a percorrere via Garibaldi, che va bene nei periodi normali, ma se uno prova a farlo il sabato pomeriggio, per dire, crea una situazione di oggettivo pericolo rispetto ai pedoni. Quindi ecco la segnalazione fondamentale che forse dovremmo prendere tutti, è che non può esserci lo spazio preponderante al 99% delle auto e poi i pedoni e le biciclette che si contendono quello che avanza, perché questa crea una guerra tra poveri in senso di sicurezza nella mobilità che di fatto non avvantaggia nessuno. Per cui senza sottovalutare il problema, senza però sopravvalutarlo, perché poi in base a un'analisi dei dati forniti dalla stessa amministrazione il numero di incidenti in quest'anno tra pedoni e ciclisti è stato di 6 in tutto, secondo i dati che sono stati forniti dalla nostra polizia municipale, contro un numero medio di circa 5.000 incidenti stradali a Torino ogni anno. Per cui questo problema dei pedoni che investiti dai ciclisti, cioè sicuramente teniamone conto, è importante, vediamo di evitarlo, sicuramente dà fastidio a tutti, me compreso quando sono a piedi, le biciclette che ti sfrecciano sul marciapiede sotto i portici, ma in termini di sicurezza non c'è assolutamente neanche il minimo paragone tra i problemi di sicurezza posti dalle biciclette in giro per la città con quelli posti dalle automobili in giro per la città. Per cui forse c'è un accanimento anche di alcuni media cittadini nel sollevare questo problema, e non so perché, no? Uno ci può anche immaginare, ma però voglio dire, cerchiamo tutti, anche noi che facciamo politica, di riportare le cose nella loro giusta prospettiva. Allora, noi
Devo dire, abbiamo partecipato con entusiasmo a questa vicenda del biciclette, credo testimoniato dai contributi. Noi abbiamo fatto addirittura una consultazione pubblica, abbiamo pubblicato a giugno la bozza del piano, abbiamo raccolto commenti online, li abbiamo raccolti nelle circoscrizioni, abbiamo fatto lavorare il nostro gruppo di lavoro che ha preparato una relazione di 7 pagine con proposte di miglioramento, eccetera, eccetera. Siamo arrivati a diverse decine di proposte di emendamento, poi rendendoci conto un po' di come funziona l'attività consiliare, che forse sarebbe stato interpretato forse come ostruzionismo e non era quello il senso, abbiamo concentrato l'attività emendativa su alcuni punti e abbiamo presentato una dozzina di emendamenti, principalmente su 3 grossi punti. Uno era l'iter di discussione delle progettazioni e del piano annuale, in cui noi appunto avevamo chiesto di coinvolgere le circoscrizioni, ma non soltanto, come era in una prima versione, i rappresentanti delle circoscrizioni, la giunta o i tecnici, eccetera, ma le commissioni di circoscrizione, che sono un luogo in cui partecipano anche i cittadini, perché uno dei problemi che abbiamo visto anche in questi anni è che si fa la pista ciclabile, cominciano i lavori, a metà arriva qualcuno che protesta perché o perché è fatta troppo male o perché è fatta troppo bene e porta via posti. Si scopre che il progetto non è quello che è il migliore per il quartiere, si ferma tutto, si spendono soldi. Allora è vitale che questi interventi vengano discussi prima in circoscrizione, anche con chi abita nella zona e con qualche forma di consultazione. Alla fine qui c'è stata un po' di discussione in commissione, siamo arrivati a questa formula dove c'è scritto consultazione delle circoscrizioni in maniera generica, che noi tra l'altro abbiamo ripreso in uno dei nostri emendamenti, se volete vi dico il numero, credo il numero 6, che per andare ad adeguare a questa formulazione anche il punto del vero e proprio del BC Plan. Comunque, diciamo, il senso è che saranno le circoscrizioni a decidere come organizzarsi, ma dovendo produrre un parere scritto, ci attendiamo che venga discusso secondo i termini dei pareri delle circoscrizioni, quindi nelle commissioni competenti. Il secondo blocco di emendamenti riguardava i criteri di costruzione delle piste ciclabili, proprio per evitare quello che abbiamo detto prima, per cui siccome pare che non ci si riesca a rendersene conto da soli, ecco, forse è il caso di dare ai nostri uffici, a chi le implementerà, un elenco abbastanza preciso di come vorremmo che fossero fatte le piste ciclabili. E questo, devo dire, è stato recepito con grande disponibilità direttamente dagli uffici per la maggior parte dei criteri, per cui noi abbiamo presentato una mozione in questo senso ormai 2 anni fa, l'abbiamo anche ritirata perché la maggior parte delle nostre proposte erano state direttamente accolte nel BC Plan, abbiamo presentato le 3 o 4 che erano rimaste fuori come emendamenti, una è stata accolta negli emendamenti di commissione, le altre che non sono state accolte le abbiamo comunque presentate come emendamenti, sono il 3, 4 e 5 che speriamo che vengano comunque accolti dall'Aula. Sono delle indicazioni per risolvere alcuni problemi specifici che chi frequenta le piste ciclabili conosce, come il problema che spesso la pista ciclabile passa in mezzo a una zona frequentata dai possessori di cani o in mezzo a un'area o vicino a un'area giochi, eccetera. Allora lì forse ci vorrebbe della segnaletica per identificare la pista ciclabile. E lo stesso quando il percorso è sui marciapiedi e così via, perché uno dei maggiori problemi peraltro di incidentalità o di disturbo tra ciclisti e pedoni, che spesso i pedoni non sanno che quella è una pista ciclabile perché il comune l'ha diretta lì sopra sul marciapiede e i pedoni però non hanno modo di accorgersene. Quindi questo per quanto riguarda il secondo tipo di emendamenti. Il terzo ha riguardato i finanziamenti, devo dire ci siamo trovati in sintonia poi con la giunta, quindi diciamo, è stato riassorbito negli emendamenti di commissione. Il quarto, che non abbiamo presentato, relativo ai singoli percorsi, nel senso che avremmo avuto moltissime osservazioni sulle proposte di percorso di nuove piste ciclabili che ci sono nell'allegato nel BC Plan. Devo dire, diciamo, i percorsi in generale vanno bene, ma proprio sul dove collocarli, sul dove passare, sul marciapiede, sulla pista, sarebbe stato probabilmente troppo nel dettaglio discuterne qui oggi, quindi noi abbiamo deciso di non presentare questi emendamenti, rimandando però a questa fase di discussione nelle circoscrizioni una verifica puntuale di tutti i percorsi che sono inseriti nel BC Plan, che quindi sono considerati un po', diciamo, delle linee guida, ma dovranno essere ridiscussi e rivisti poi quando si faranno i piani annuali di attuazione. Per cui, insomma, a questo punto noi siamo sicuramente soddisfatti anche dell'accoglienza che hanno avuto la maggior parte delle nostre proposte, e quindi, pur avendo ancora questo dubbio, nel senso che dobbiamo vedere se anche questo si tradurrà in realtà in buone piste ciclabili, in azioni concrete, in finanziamenti, in investimenti, o se sarà soltanto una promessa non mantenuta, però noi siamo comunque intenzionati a votare favorevolmente a questa delibera, proprio perché sono state accolte le nostre osservazioni e crediamo che sia comunque un segnale molto positivo per la città. L'ultima osservazione, beh, intanto riguarda la mozione di accompagnamento, nel senso che questa è un'altra mozione che noi avevamo presentato ormai 1 anno fa. E devo dire, nel BC Plan c'è una parte relativa ai parcheggi, ma non è forse così dettagliata come vorremmo. Allora forse abbiamo pensato che fosse meglio lasciare direttamente in aula la mozione, perché mi risulta che la città di Torino, mentre comunque in passato ha preso atti sulle piste ciclabili, eccetera, non abbia mai preso un atto di indirizzo vero e proprio sui parcheggi per le biciclette, che sono un po' un concetto abbastanza nuovo da noi, nel senso che si pensava magari di piazzare gli archetti ogni tanto, ma la verità è che ci vorrebbe una pianificazione, cioè proprio come studiamo
il piano parcheggi per le auto, quindi dove mettere i parcheggi per le auto in base alle vere necessità, ci vuole uno studio di un piano parcheggi per le biciclette, andando sistematicamente a esaminare dove servono i punti di attrazione, i punti di interscambio con gli altri mezzi pubblici, e risolvere alcuni problemi relativi al furto. Tra l'altro in questo anno qualcosa è stato fatto, per esempio il punto 5 della mozione che parla di pubblicare sul web le foto delle bici rubate a cura della Polizia Municipale, la Polizia Municipale si è già attrezzata e lo sta già facendo, quindi devo dire noi adesso resta lì, ma comunque è una cosa che è già stata fatta con grande soddisfazione. Però insomma crediamo che tutto sommato votare anche un atto di indirizzo specifico sulla problematica dei parcheggi per le biciclette sia una cosa positiva per il Consiglio Comunale, quindi abbiamo scelto di lasciarlo qui in discussione. Quindi sostanzialmente devo dire noi siamo molto contenti di arrivare finalmente a questa discussione. Sì, prego. Oh, direi che ho concluso. Ci aspettiamo appunto possibilmente un voto unanime dell'Aula e poi magari una discussione più precisa sui piani di implementazione, sui tempi, sui fondi e su quali saranno i primi interventi. Grazie.